Buon salve, benvenuti e bentornati sul mio canale, ma soprattutto nella stanza dove non c'è alcun sfondo e quello che vedete non ve lo meritate. Bene, nello scorso video avevo detto che stavo cercando un laboratorio box buco dove andarmi a infilare e continuare i miei lavori. Questa ricerca sta proseguendo, anche se non sta dando effettivamente dei risultati, perché io sì, sto cercando, ma la gente o pretende troppe sicurezze che io non posso dargli, cioè per un box, non per una casa, per un box, che è quello che sto cercando, oppure appunto per dei tuguri il prezzo dell'affitto tanto quanto una casa. Come appunto ho detto poco fa, io non sto cercando una casa, altrimenti mi cercherei quella. No, voglio un buco, quindi tieni i miei pochi soldi, fammi questo favore, anche perché non ci andrò ogni giorno ma massimo 2 volte a settimana, e per favore vienimi incontro. Non sono una cattiva persona, quindi tranquillo che non ti faccio esplodere il posto, e tantomeno lo voglio usare per delle situazioni losche. Devo soltanto fare i miei lavori artistici artigianali, quindi se qualcuno di voi di bagheria conosce o ha delle piccole proprietà, quindi dei piccoli box, garage, tranquilli, io vi pago con quello che posso e per favore fatemi lavorare da qualche parte. Qui a casa uno degli oggetti ormai proibiti è il Dremel, quindi quello non lo posso usare, posso limitarmi a tagliuzzare il foam come facevo prima con il materassino per yoga. Mi è rimasto tanto materiale della collaborazione con Cosplay for Life, finché lo userò io li perché è giusto così, anche perché loro, vedendo il loro materiale nel video, dicono che fa non ci cita. Sì, certo che vi cito, perché io sono una brava persona e lo faccio. Finché avrò il vostro materiale lo utilizzerò, quando finirà poi liberissimi voi se continuare la collaborazione o meno. Io sono qui a disposizione. Scusate pure per sta luce che va e viene, però è l'unica stanza dove effettivamente non si sentono i suoni dall'esterno, quindi accontentiamoci di questo regredire nei video. Purtroppo questo, invece di andare avanti, stiamo regredendo un po' con la qualità video. Mi dispiace, ma si fa quel che si può con quello che sia, ecco. Ma bando alle ciance, dato che lo scorso video è durato quasi mezz'ora, dopo 2 settimane di assenza per motivi che già vi ho detto, cerchiamo di fare a sto giro un video un po' più corto. Bene, di cosa parleremo in questo tutorial? Altri se lo saranno spoilerato con il titolo, ma faremo gli artigli di Wolverine. Ok, già partiamo dalla cosa che non io già non avevo grandi pretese e non voglio neanche crearle in voi. Saranno giusto degli oggetti da utilizzare per le foto che rimarranno ferme immobili nei ricordi delle persone care, degli amici, quindi ovviamente non saranno fatti nel modo più professionale possibile, però simbolicamente saranno ugualmente graziosi. Con il foam che mi è rimasto, quello da 3-4 mm e quello da 10 mm, stavo pensando come effettivamente potevo farli. Siccome gli artigli in sé per sé sono molto molto sottili, ho pensato uso il 3-4 mm, però sacrificando la rigidità, perché effettivamente poi rimarrebbero un po' spisellanti. Invece se li faccio con il 10 mm oppure sovrapponendo due strati di 3-4 mm, verrebbe un po' doppio, avrei la rigidità, però poi non sarebbero sottili, quindi non sarebbero proprio fedelissimi agli originali. E io quindi dovevo decidere tra rimanere nell'originalità e avere la spisellanza, oppure abbandonare l'originalità ma avere la rigidità. Io fra le due cose effettivamente ho scelto la prima, anche perché era più sbrigativa. Qui d'altronde sono dei tutorial low cost, quindi pensati giusto per voi da casa che avete il portafoglio vuoto o semi vuoto, quindi facciamo delle cose carine con poco. Non che gli artigli di Wolverine siano chissà quale strumento del male, cioè sono semplicissimi da fare, non hanno nessuna difficoltà particolare. Cioè, per dirvi, si potrebbe fare anche con del semplice cartone lavorato in un certo modo, però qui abbiamo i materiali che ci hanno offerto la scorsa volta, quindi li utilizziamo. Wolverine è uno dei miei personaggi maschili preferiti dell'MCU. Sì, parlo di MCU perché tra poco almeno delle voci dicono che, dato che la Disney ha acquisito mezzo mondo, tra cui la Sony che aveva i diritti degli X-Men, in qualche modo nei prossimi film dovrebbero reinserirli in modo poi da sfruttare quel brand. Ora, io so che Hugh Jackman ha detto no, non voglio fare più Wolverine nella mia vita, però potrebbe anche ripensarci, magari se gli propongono una cosa bella bellina può essere che lui ritorni a rivestire il ruolo di Wolverine, o chi lo sa, magari un nuovo giovane baldo fanciullo potrebbe proporci una sua versione di Wolverine del tutto nuova, che potrebbe anche essere gradita dal pubblico. E mentre a noi rimarrà il dubbio se il personaggio di Wolverine si ripresenterà o meno al cinema, nel frattempo possiamo
possiamo proseguire con la certezza che in questo tutorial vedrete i suoi artigli. Sono buona, non mi limiterò solo a farne uno e poi io vi dirò voi fatevi l'altro. No, sono stata buona, li ho fatti tutti e due. Sì, dico li ho fatti perché, come sapete, io la parte iniziale e finale del video praticamente la giro sempre quando ho terminato l'oggetto, quindi ho la sicurezza di averlo fatto, perché se non l'avevo fatto era un problema, no? Dato che abbiamo parlato di Wolverine, personaggio molto affascinante grazie anche all'attore che l'ha interpretato, io voglio sapere da voi questa cosa. Sotto nei commenti scrivetemi la vostra top 3 di personaggi che vi piacciono della Marvel, almeno quelli presentati fino ad ora al cinema, che siano uomini, che siano donne, quello che volete. La mia personale classifica sinceramente è appunto Wolverine, Thor e Capitan America. Speriamo che la Disney si sbrighi in uno dei suoi film a farci vedere qualche scena nei titoli di coda dove pum improvvisamente spuntano gli X-Men, così avremo la nostra sicurezza. Bene, direi direttamente di passare al tutorial, dato che vi ho promesso che questo video sicuramente durerà meno di quello che ho pubblicato la volta scorsa, e andiamo a vedere tutti insieme come si fanno gli artigli di Wolverine. Yeah! Realizzate il cartamodello di un artiglio e riportatelo su foam per 3 volte. Ritagliateli e insieme ad essi ottenete 2 piccoli rettangoli di circa 4 cm. A parte, tagliate 3 pezzi di fil di ferro lunghi circa 13 cm. Con un taglierino incidete la parte centrale dell'artiglio creando un solco. Su quel solco dovrete incollare con colla a caldo il fil di ferro seguendone la forma. La parte che rimarrà esposta andrà incollata sul primo rettangolo. Fate la stessa cosa con gli altri artigli. Con l'altro rettangolo e tagliatene il fil di ferro in eccesso. Passate l'elastip per 3 volte e una volta asciutto lo colorate con acrilico o bomboletta metallizzata a vostra scelta. Qui a tutorial finito, come avete potuto vedere era molto semplice, c'era soltanto da assemblare un pezzo all'altro, ma niente di difficile. Lo potete riprodurre veramente con qualsiasi materiale, a partire dal cartone come ho detto prima fino al compensato se voi siete in grado di lavorare quel tipo di materiale o avete degli amici che sono in grado di farlo, ma veramente vi potete sbizzarrire. Per la fotocopertina, come avrete potuto vedere, a sto giro non ci sono io e lo so vi dispiacerà tantissimo, ma ho preferito usare una presenza maschile, in questo caso mio fratello, che è pure fan del personaggio di Wolverine, e data l'occasione, dato che ha visto appunto che stavo facendo questo tipo di tutorial, si è prestato volentieri alla causa, quindi grazie bro. Come avete visto vi ho confermato il fatto che ho preferito la fedeltà della lama, quindi lasciarla sottile ma con la spisa e lanza, che la seconda opzione. Probabilmente a molti di voi nemmeno piacerà questa cosa, però io qua ripeto, tutorial low cost. Low cost ha un determinato significato, ricordiamocelo. Per la colorazione mi raccomando utilizzate o bombolette o acrilico, quello che volete voi, che sia o metallizzato o con effetto specchio, perché ricordiamoci che queste lame sono fatte di adamantio e quindi hanno una certa lucentezza, cioè non è un materiale preso così, e mi sembra doveroso dovergli rendere giustizia nelle foto, quindi far vedere quel po' di brillantezza del materiale. Non utilizzate il semplice grigio
grigio acrilico perché poi una volta che si asciuga rimane opaco e fa perdere quella bellezza allo strumento. Io infatti ho utilizzato quello metallizzato e sopra ho messo il materiale per renderlo impermeabile, quindi resistente agli agenti esterni, metti pioggia, qualsiasi tipo di liquido e via dicendo. Voi ovviamente liberissimi di farlo col materiale che volete, come già vi ho ribadito. Nella parte tutorial, almeno nella parte finale, già vi ho fatto anche una piccola panoramica da vicino dell'oggetto, quindi non c'è nemmeno bisogno di farvelo vedere qui, anche perché con questa luce che va e viene praticamente non lo farebbe vedere bene nella sua lucentezza, anzi in certi tratti magari lo fa apparire anche bianco. Cioè guardate già me, guardate, guardate. Quindi ragazzuole, ringraziamo nuovamente i ragazzi di Cosplay for Life per il materiale che mi ha fornito, ancora grazie, grazie mille. Spero che questo tutorial così molto molto veloce vi sia piaciuto. Se riuscite a riprodurli, mi raccomando, mandate delle foto, video sui social che troverete sotto in descrizione. Mi raccomando, fate le vostre cose, click, commenti, condivisioni, quello che volete. E se tra l'altro mi volete aiutare con qualcosa di più concreto, oltre ai like e altre cose che sono comunque gratis, potete anche contribuire su Ko-fi. Il Ko-fi è un sito che troverete sempre insieme agli altri miei social giù, dove con giusto una piccola cosa simbolica, un biscotto, un caffè, una caramella, quel che più vi piace, potreste contribuire al pagamento del mio futuro laboratorio oppure a diversi upgrade. Sì, è da un anno che dico che il canale dovrebbe fare degli upgrade, ma li sta facendo molto, molto lentamente. Ricordatevi che sotto nei commenti voglio vedere la vostra top 3 di personaggi fighi della Marvel. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao!